presidente. Fratelli Padani, ciao a tutti e buona Padania. Io ho l'onore di rappresentare in questa assemblea la nazione che territorialmente è più grande in tutta la Padania, il Piemonte, ma penso che l'abbiate già capito. Vi porto il saluto della Lega Piemontese, del segretario nazionale, ma soprattutto di tutti i giovani che stamattina in treno, in macchina, in pullman, sono partiti da molto lontano per varcare il Ticino e venire ancora una volta qua a Milano a cercare di scrivere la storia da protagonisti. Ci ritroviamo, dopo 11 anni, a fare un'assemblea in MGP per eleggere quella che sarà la squadra che ci guiderà nei prossimi anni. La squadra che cercherà di continuare a essere il futuro politico dei giovani del Nord, il punto di riferimento. Quindi giovani che da Cuneo a Trieste, da Bolzano a Firenze, condividono gli stessi problemi, le stesse preoccupazioni nel crearsi un futuro, un lavoro e una famiglia. Io penso che se avessimo fatto l'Assemblea federale un paio d'anni fa, magari nel 2010, quando essere della Lega era così semplice, avessimo fatto un'Assemblea federale nel 2010 saremmo stati sicuramente di più, ma sarebbe servito solamente a farci i complimenti uno con l'altro e a dirci che siamo bravi. Ma noi non vogliamo questo, perché fare un'assemblea federale in un periodo storico e politico così difficile per la Lega come questo è sicuramente meglio, perché deve stimolarci a crescere ulteriormente, stimolarci perché siamo incazzati per quello che sta facendo il governo di Roma ai giovani del Nord, siamo incazzati e anche un po' delusi per tutto quello che è successo al nostro interno e che non ci meritiamo, ma soprattutto perché queste cose devono darci la grinta e la fame di voler continuare a dimostrare al Nord che il punto di riferimento politico siamo noi e della Lega, e il punto politico di riferimento dei giovani al Nord sono i giovani padani. Io per questo mi sento di ringraziare, perché se vengo qua a rappresentare una nazione non è merito mio, ma di tanti ragazzi che lavorano. Io mi sento di ringraziare in primis quello che mi ha preceduto, quello che per 10 anni è stato il coordinatore nazionale del Piemonte, che è Davide Cavallotto. Tutti i miei fratelli piemontesi, ringrazio quelli che in questi 2 anni ci hanno guidato a livello federale, Alessio Dami, Lucio Brignoli e poi il fratello Giulio Vigna. Mi sento però di fare 2 appelli. Il primo è alla prossima squadra, al prossimo coordinatore federale. Matteo, i giovani del Piemonte sono con te e ti sostengono fianco a fianco. Noi quello che ti chiediamo è quello di continuare a portare avanti i valori che la fascetta che indossiamo rappresentano: senso di appartenenza, fratellanza e spirito di abnegazione. Siamo sicuri che continuerai come hai fatto nei tuoi precedenti incarichi e continuerai a portare avanti questi principi con massima disponibilità per i territori e con disponibilità, sei la persona migliore per questo. Invece il secondo appello è un po' più cattivo, è un appello politico, e l'appello è rivolto a Roberto Cota, a Luca Zaia e al segretario Maroni. È un grido di dolore che porto da indipendentista prima che da militante della Lega Nord, e la richiesta, e penso che sia condivisa da tutti, che bisogna cercare di sfruttare al massimo il risultato politico che abbiamo ottenuto qualche mese fa qua in Lombardia, quindi di poter governare la Lombardia, il Piemonte e il Veneto.
Abbiamo la possibilità di amministrare e di legiferare le tre regioni più produttive e più importanti di questo paese dove abitiamo, purtroppo. Però purtroppo abbiamo con delle risorse che purtroppo non corrispondono al gettito fiscale che viene prodotto dai nostri territori. Ogni regione, per carità, ha i suoi problemi, la sanità, i trasporti, le infrastrutture, gli eventi, va bene tutto, ma come ha detto prima Paolo Grimoldi e come c'era scritto sulla locandina del film Barbarossa, la libertà non si dona, si conquista. E abbiamo capito che da Roma non arriverà mai un'apertura alla nostra voglia di libertà. E penso quindi che sia venuto il momento di tornare a dare un segnale forte a Roma, dare un segnale che la Padania è stanca e stufa. E l'unico modo istituzionale, perché di altri modi ce ne sarebbero, ma noi vogliamo perseguire la via istituzionale, è quello di dimostrare che il Nord, la Padania, come soggetto unico ed eletto dal popolo, ha una sola voce. Io speravo che fosse già arrivato il segretario Maroni, ma lancio l'appello comunque. Chiedo al segretario, te lo chiedo con il cuore in mano e con la rabbia di chi è stanco di subire i sopruti fiscali e culturali di uno Stato che non mi rappresenta. Segretario, io ti chiedo di tornare ad aprire il Parlamento del Nord. Bravo, bravo! Io chiedo a Cota, a Zaia, a Maroni, convocati tutti i consigli regionali uniti, facciamo sentire solo una voce. Non vi chiedo solo di alzare la voce, ma anche di tradurre in azioni ancora più concrete, con più cattiveria, il diritto che vi è stato concesso dal popolo di governare il nostro territorio. Io vi chiedo di metterci più grinta di quanto ne stiate già mettendo, perché siete l'ultima speranza per non far affondare anche la Padania. Io spero che questo appello, questa richiesta, possa essere accolta, perché non abbiamo bisogno, abbiamo la necessità. E concludendo, vorrei ringraziare di nuovo tutti i ragazzi che hanno partecipato, che sono arrivati da ogni dove. E vorrei concludere con una frase di uno scrittore piemontese, Cesare Pavese, che dice: un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Questa frase la dedico a tutti quei ragazzi, a tutti voi, anche a quelli che non ci sono, che continuano a combattere in un periodo in cui non è facile fare politica per la Lega. Idealmente l'idea di Padania ci sarà sempre, ci sarà fino a quando ci sarà un solo singolo giovane padano che proverà a fare la Padania, ma non ci basta averla nel cuore, tocca a noi costruirla. E il paese non bisogna aspettarlo, la Padania non bisogna aspettarla, dobbiamo essere i primi a metterci all'opera e al lavoro per portare a termine il risultato. Grazie e abbiamo un leader, Padania libera.